Ciao a tutti i leggendari, sono nel convento dei frati cappuccini di Cesena, teatro della scomparsa di Cristina Golinucci il 1° settembre del 92. La sua auto fu trovata esattamente qui e lei scomparve. Padre Lino, che era frate di questo convento, si chiuse nel silenzio nonostante fosse amico della famiglia e insomma. La verità non è mai venuta fuori, anche perché poi lui è morto. Padre Lino, che ricordiamo, durante un'intervista era esattamente dove sono io in questo momento e mentre parlava si vede che esattamente lì c'era una porta. Porta che però adesso non c'è perché è murata. Comunque vi linko tutta la storia in descrizione, così potete leggerla. La cosa molto interessante è che nei dintorni di questo convento è pieno di case abbandonate e quindi ho deciso di esplorarle. Perciò andiamo. Quella strada è chiusa con un cancello, perciò dovremo fare tutto il giro per il di là. Qui subito troviamo una casa abbandonata che ho già esplorato. Vi linko il video in descrizione. Scendendo c'è un'altra casa abbandonata, casa che anche questa ho già esplorato, tra l'altro di notte, è molto inquietante e comunque è vuota, ora l'hanno murata. Che una figlia va a confessarsi con il proprio confessore spirituale in un convento e scompare nel nulla, rimane solamente la sua automobile lì davanti a quel convento. Quel convento dovrebbe parlare, dovrebbero parlare anche altre persone e questo lo sa bene la nostra cara Marisa Golinucci che continua nella sua battaglia. Qualcuno può dirle ancora qualcosa, ma le porte si chiudono. La nostra inviata Chiara Cazzaniga con Annalisa Venditti. Appena ho letto che era ritornato sto frate, io non ce l'ho fatta a non andare a parlargli, a conoscerlo, a fargli le domande. Allora, lui mi ha detto che è andato via settembre 93, quindi un anno intero è rimasto lì. E
il momento clou della scomparsa di Cristina. L'ha scoperto per caso, Marisa, mentre leggeva un giornale locale che al convento dei Cappuccini di Cesena sarebbe tornato un frate. Un frate che Marisa non ha mai conosciuto. Un frate che però era lì, nel convento, quando la sua Cristina, Cristina Golinucci, 21 anni, e sogno di costruire una famiglia tutta sua, è scomparsa. Si chiama Padre Francesco. Per 29 anni, Marisa ha ignorato l'esistenza di questo religioso. Non abbiamo mai saputo chi c'era al convento in quel periodo. Quindi lei non aveva mai saputo che ci fosse anche questo Padre Francesco all'epoca? No. Quindi no, immagino la sua sorpresa. Certo. Stupore all'inizio. Marisa, accompagnata da suo fratello, si precipita al convento per conoscere Padre Francesco, per parlare con lui. Viene accolta e per più di un'ora rimane con quel frate che era lì nel convento, nello stesso convento dove Cristina è arrivata qualche minuto prima di scomparire per sempre. Sembra un portone fatto di alberi. Lui mi ha detto che non ricorda neanche chi c'era lì più o meno. Lui poteva dire essere più chiaro anche nel fatto di dire evasivo molto, non sapeva, non ricordo. E anche se lui è andato via, perché è andato via? A questo punto divento anche cattiva e sospettosa. Forse perché sapeva qualcosa per non parlare? Sono rimasto impigliato. Perdonate, ma sto diventando peggio del diavolo. A questo punto, io quando mi salutano pace e bene, che pace posso avere io che non ho una figlia e non so niente da 30 anni? È una storia, quella di Cristina, di ritardi, dove il tempo, così importante per i suoi cari, sembra essere stato buttato via. 15 i giorni passati prima che gli inquirenti permettessero a Marisa di presentare la denuncia di scomparsa, perché per loro quella era solo una scappatella. 2 gli anni trascorsi prima che Marisa scoprisse che in quel convento non c'erano solo frati, ma anche ospiti stranieri. E oggi, dopo quasi 30 anni, la notizia è che lì c'era anche un altro frate. Un frate che potrebbe forse aver visto o sentito qualcosa. Quanto ancora deve aspettare questa madre per sapere cosa è successo alla sua Cristina? Ma perché non parlarne? Sembra quasi negare la cosa. Mia figlia me la negano dopo tanti anni, ma mia figlia c'era, mia figlia era nata. Mia figlia aveva 21 anni e lì io ero contenta quando andava al convento perché lei era contenta e un posto sembrava sicuro, ma sicuro non è stato. È da poco passata l'ora di pranzo quando Cristina esce di casa con la sua 500 per andare al convento dei frati Cappuccini. Ha un appuntamento alle 14.30 con padre Lino, il suo padre spirituale. Cristina è una ragazza altruista, impegnata nel sociale con la parrocchia. È innamorata di un ragazzo e forse proprio di quella relazione vuole parlare con padre Lino. È il primo settembre del 1992. Oh, non posso dimenticare la giornata perché per me il tempo per Cristina si è fermato lì. La sua automobile viene ritrovata qui, nel parcheggio del convento, la sera stessa. È chiusa regolarmente e manca la borsa di Cristina. Un frate racconta che alle 3 del pomeriggio l'automobile era già lì. Abbiamo avuto paura subito che fosse successo qualcosa di brutto, insomma, perché era tutto troppo strano. Dunque, Cristina arriva qui, parcheggia, prende la sua borsa, scende dall'automobile e la chiude. E poi incontra forse qualcuno, qualcuno che Cristina conosce, o forse incontra qualcuno che la costringe a seguirlo. Possibile che non abbia gridato, che nessuno abbia sentito niente. Non so perché gli è toccato questa sorte. Perché la cosa più dolorosa per me, come ho sempre detto e dico, non le sono potuta stare vicino quando mi chiamava che aveva bisogno. Io sono convinta di questo, che lei è arrivata lì al convento, c'era sto ragazzo e qualcosa è successo e lei mi stava chiamando che io non ho potuto aiutarla. Ma di quale ragazzo sta parlando, Marisa? Chi c'era nel convento quel giorno? Lì c'era un uomo, non un frate, che si chiama Emmanuel Bock. Emmanuel Bock è un richiedente asilo ospitato presso il convento dei Cappuccini. Il giorno in cui scompare Cristina è lì nell'orto ad aiutare padre Lino.
Ma Marisa, questo, lo scoprirà solo 2 anni dopo, quando Emmanuel Bock verrà arrestato per aver stuprato una ragazza di Cesena. La giovane racconta che la stava quasi per uccidere. L'uomo viene processato e condannato a 5 anni per quello stupro. E mentre è in carcere, padre Lino lo va a trovare. Questo è il racconto del frate ai carabinieri, 1 anno dopo quell'incontro. Arrivato nella sala, subito mi volli levare l'atroce dubbio. Difatti chiesi a lui se era stato lui a far sparire la Golinucci. A tale domanda mi disse testualmente: «Sì, sono stato io». Scoppiò quindi in pianto, nel corso del quale mi chiedeva perdono per il suo comportamento, dicendomi che era stato una bestia, un assassino, chiedendo perdono a Dio per quel che aveva fatto. Io sono rimasto sconvolto dalla sua confessione, ma non avevo il tempo materiale di parlare ancora perché il tempo era ormai scaduto. Ritornai in carcere 1 o 2 giorni dopo e mi disse che quello che aveva detto non era vero. Sono stato una bestia, un assassino. Una confessione sconvolgente che 2 giorni dopo Bock ritratterà. Non sappiamo perché padre Lino abbia aspettato 1 anno prima di riportare agli inquirenti questo terribile racconto. Oggi, purtroppo, il religioso non c'è più. Sappiamo però che quando Emmanuel Bock, finito di scontare la sua pena, esce dal carcere, gli viene dato un foglio di via. Di lui, ad oggi, non si sa più nulla. Come vedete, in mezzo a tutta questa boscaglia c'è un sentiero. Un sentiero che da quella casa rossa che ho esplorato già porta a quell'altra casa abbandonata che ho visto. E il tutto è fra il convento dei frati cappuccini. Chissà quali misteri. Io non toglierò il dito da Bock finché non avrò la verità su Cristina, se è un'altra strada, perché per me lui e il convento lì sono... Il convento è la tomba di Cristina e lui è il maggior imputato di averla fatta fuori. Qualcuno che sa la verità, se è diversa, me la dica. Mi sbugiardi. È molto dura Marisa con il convento, lo è sempre stata, e non sono mancate le incomprensioni proprio con padre Lino, che 5 anni dopo la scomparsa di Cristina le scrive questa lettera. Lei è proprio convinta che il suo modo di cercare Cristina sia il migliore, accusando il convento e tutti i frati che c'erano dentro con accuse e insinuazioni senza fondamento. È facile parlare per chi non è nel dolore. L'antico convento sorge su una fitta rete di cunicoli, grotte, cisterne, che verranno però ispezionati con cura solo anni dopo. E nel 2010, dopo il ritrovamento dei resti di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, l'allora padre guardiano autorizza nuove ricerche. Sono passati 18 anni dalla scomparsa di Cristina. Qua c'è un altro sentiero. Voglio vedere un attimo dove porta. La scientifica con i georadar ispeziona l'orto, il giardino e la galleria sotterranea. Nella cripta vengono trovate delle ossa, ossa di frati sepolti nel 1500, ma di Cristina nessuna traccia. Proprietà privata. Ok. Per questo Marisa, quando ha saputo che padre Francesco era tornato qui, ha sperato di nuovo e ha chiesto anche a noi di provare a parlare con lui. Io stavo cercando padre Francesco. Padre Francesco è occupato. Ci chiedono di tornare alle 4. Allora, ha detto, va bene, pomeriggio dopo alle 4. Alle 4, alle 16. No. Quelle sono delle capanne? Cosa sono? Cosa sono? Oh mio Dio. Sono delle capanne. Oh mio Dio. Nell'attesa facciamo un giro nella campagna qui attorno. Eh,
Comunque è come se questo sentiero. Scendendo lungo questo sentiero si trovano dei pozzi, delle cisterne d'acqua. Non sappiamo quanto siano profondi. Ci sono pozzi, cisterne, una casa diroccata che ci raccontano essere così da più di 30 anni. Ci rendiamo conto di quanto vasti siano i boschi, i prati, i campi. Cristina ha parcheggiato lì la sua automobile, ma potrebbe essere stata portata ovunque. E allora vogliamo rivolgerci a tutti voi, che siete i proprietari di questi terreni, di queste case abbandonate, di questi giardini. Ognuno di voi potrebbe, senza saperlo, calpestare da anni la tomba di Cristina. Pieno di ulivi. Si sono fatte le 16, torniamo al convento. Siamo stati ricevuti da padre Francesco, ci ha accolti, ma ci ha detto in modo molto fermo che per parlare con noi, anche in modo del tutto informale, avrebbe comunque avuto bisogno di un'autorizzazione di un suo superiore. Il suo superiore è padre Lorenzo Motti. L'abbiamo cercato, l'abbiamo rintracciato e padre Lorenzo, che era a conoscenza di tutta questa situazione, ci ha detto in realtà che padre Francesco non voleva parlare con noi, insomma non aveva piacere di parlare con noi, tantomeno di rilasciarci un'intervista. Padre Lorenzo ha aggiunto che padre Francesco ha detto tutto quello che sapeva alla mamma di Cristina, che comprende il suo dolore e che per lei solo, le porte del convento sono sempre aperte. Lei come ci rimane? Io ci rimango male perché ci tenevo, in un certo senso ci speravo che facesse, non dico l'intervista, ma una chiacchierata. Mi sarei sentita più serena, più... Quello che io non sono riuscita a chiedere o a capire, perché non so se ho capito ciò che mi ha detto, perché quando mi ha detto che è stato lì fino a settembre, io ho detto un anno intero, qualcosa deve sapere. Ecco, ci ho messo. Invece alimentano delle cose che forse non saranno neanche vere, veramente lui non potrà sapere niente, però negandosi mi fa sospettare di più. Il panorama di Cesena è veramente leggendario. Il panorama della città è da serie TV, sembra Twin Peaks con quel ponte. Questo prefabbricato, non so bene cosa sia, c'è scritto deliziosi cioccolatini alla nocciola. Sembra una sorta di camioncino e dentro forse qualcuno ci abitava, quello lì sembra proprio un letto. Un lavandino. Questo tronco di olivo a forma di cuore. Quella è la casa che vedevo, che in realtà sono due case, perché dietro ce n'è un'altra nascostissima che non si vede. Comunque, qua c'è una specie di orticello con vista panoramica sempre, e lì c'è un olivo con qualcosa appeso.
Intanto ricordiamo che ho trovato dei porcini leggendari. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarli. Veramente, sento proprio dal di qua l'odore di porcino. Qua c'è un sentiero. Ok, non vi sto a spiegare la strada che ho fatto, ma praticamente sono passato da dietro perché là c'era un sentierino che mi ha fatto arrivare fino a qua. Sì, esatto. L'ho fatta tutta in salita, ma adesso non si vede, ma è ripidissima. Comunque ho visto che lì c'è un orticello e qua c'è questa casa con già le legne e sembrerebbe disabitata, anche se da notare che c'è una tazzina di caffè. Rossa, tra l'altro, lì. E qua, eccoci, che c'è la seconda casa abbandonata, che anche dal di qua sembra che dentro non ci sia più nulla. Però, intanto là vediamo che comunque c'è un pozzo. Un pozzo con delle panchine. Chissà che cosa veniva usato questo. Ok, sono entrato, sono dentro. E guardate un po'. Pazzesco, è uno spazio immenso. Tra l'altro è sempre grandissimo panorama. E là ci sono delle panchine. Il pozzo che ora andiamo a ispezionare. Dei sempreverdi. Questo cos'è? Una bacchetta magica. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Fanno la griglia. È una griglia, è un grigliere. Qua è dove grigliano i frati. Pazzesco. Ma certo, ma ci sta. Lì sbocciano il vino. Li grigliano e poi mangiano. In questi seggiolini di legno. Tavoli, sedie, panchine. Pozzi misteriosi, leggendario. Questo cos'è? Davvero non so cosa sia. Sembra una porrazza. Wow, è molto interessante. Entriamo, se si può entrare, anche se mi sa veramente da cosa molto pericolante. No, mi sa che ci vuole la chiave. Quindi vabbè, potrei anche buttarlo giù, ma no. Perché il rispetto ci vuole. La salvaguardia, assolutamente. Chissà cosa c'è dentro. Ci può entrare solo chi ha la chiave. Che per esperienza potrebbe anche essere che la chiave sia qua, da qualche parte. Sicuramente può essere che sia qua da qualche parte. Ma per il momento accontentiamoci di vedere quello che si intravede dentro da questa finestra, anche se è molto sporca e non si può vedere cosa c'è dentro.
Questa era una specie di dépendance. Questa invece è la grandissima casa. Aspetta però, perché prima un momento, eccola la Icnusa. Fantastiche le bevute tra i frati mentre ammirano questo panorama leggendario. Vorrei farlo anch'io, pazzesco, è veramente leggendario. Comunque alberi immensi, non avete idea. Oh mio Dio, leggendario. Talvolta sembra quasi una faccia questo albero. C'è anche una botola che non oso aprire perché non oso sapere dove può condurre. Che si potrebbe in realtà anche aprire, ma non lo farò. Non lo farò. Mi limiterò a osservare. A osservare quello che c'è qua. Sicuramente lì c'era una Madonna. Anche questa casa, come la casa rossa, è crollata. Anche qua sembrerebbe che sia bruciata. Potrebbe essere sicuramente tutto seppellito, ma i segreti sono sempre dietro l'angolo, come ad esempio una conchiglia. Cosa ci fa una conchiglia? E nel frattempo c'è anche un seminterrato. C'è anche un seminterrato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Devo stare attento che non mi caschi il telefono, sennò è la fine. Oh mio Dio. Sono tutte macerie. Sembra che non ci sia rimasto molto. Oppure è tutto sepolto. Inferriate, che avete sentito anche voi una bambina piangere? Io ho appena sentito una bambina piangere, l'ho sentita, viene dal di qua. Intanto proseguiamo. Proseguiamo con l'esplorazione delle pale, un piccone e un muro. Ma quelli sono proiettili, ma ci hanno sparato. Ma sono proiettili quelli. Oh mio Dio. E qua dove si va? Sempre sentieri in mezzo al bosco.
porta murata che ricorda sempre un volto. Tra l'altro il quadro che sto facendo adesso, che sembra quasi un teschio, ci sono delle scritte LLA e EM. Cosa possono significare? Chissà la storia di questa casa. Civico 346. Dentro è crollato tutto praticamente. Le pire comunque rimangono. In quella casa lì è un pochino più curata, quindi sicuramente qua per fare l'orto vengono, in questa casa qua. E anche dal di qua sembrerebbe che almeno al piano di sopra è crollato tutto. Però lì si è chiuso a chiave, col lucchetto, sicuramente qualcosa dentro c'è. Ok, quindi c'è poi questa stanza dove ci sono queste cose che non riesco bene a capire. In fase di montaggio, vedrò. Questa porta rossa, cos'è? Un'anta rossa. Non cadere. Ok. Nel frattempo potrei togliere il rametto a questa cosa ed entrare, ma so già che mi crollerebbe tutto addosso. Cosa c'è? Oh mio Dio, sento un freddo della Madonna, vi giuro. Cioè, qua dentro è freddissimo, non so cosa sia successo, ma il tetto sembra assolutamente incendiato. Il tetto è incendiatissimo. E lì comunque ci sono delle cose, ma il clima è freddissimo. Non so come sia possibile, ma è veramente freddo. È veramente freddissimo, devo stare attento che non mi caschi dentro, se no sono costretto a entrare. No, guardate lì cosa c'è. La vedete, vero? Sembrerebbe quasi che qualcuno sia stato rapito, messo qua e gli è andato da mangiare e bere al prigioniero. Chissà cosa c'è. Oramai sicuramente più niente di rilevante, ma è molto inquietante. Vediamo se ci sono altre finestre che possono mostrarci storie di qualcosa. Intanto qua c'è un'altra porta, ma dove tutto è crollato, amianto, ricordiamo. Interessante. Vediamo se qua può andare a vedere qualcosa anche qua dentro, sperando che non mi caschi niente. Non vedo niente, non vedo niente, anche qua è crollato tutto. Ma vedo un osso. Vedo un osso. Quindi abbiamo visto che questa casa è in disuso, ma ha delle caratteristiche molto simili, e quindi sto iniziando a pensare che non sia un caso con la casa che esplorai
la Casa Rossa che è lì, alla fine, a poco distante, collegata dal sentiero che ho fatto nel bosco. E poi anche questa casa, che però ora sembra più... Comunque è sempre molto in disuso anche questa. E quindi chissà perché le hanno bruciate. Sempre i barboni, non credo. È strano. Vorrei sapere un sacco le storie che ci sono dietro. Ma più si va avanti, più, anziché trovare risposte, si creano sempre più domande. Facendo poi ricerche, ho scoperto che questa villa è una villa padronale del XVII secolo. Dal 1870, data in cui si sono sposati le persone che vivevano in questa villa, che erano Emilia Minguzzi e Antonio Monti, la villa si chiamava Villa Emilia. L'edificio ha subito un restyling nel corso della fine dell'Ottocento e anche poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Durante il passaggio della linea gotica, nel 1944, un comando della Wehrmacht è stato alla villa per qualche tempo. I tedeschi la lasciarono per tempo quando gli inglesi ormai erano vicini alla conquista di Cesena nell'ottobre del 1944. Fu bombardata violentemente in quei mesi dagli aerei inglesi. Oltre alle vistose tracce delle esplosioni sulla facciata orientale, l'edificio subì lo scoppio di tutte le coperture. Nel dopoguerra queste furono ripristinate, ma il resto dell'edificio rimase purtroppo semidistrutto. Per quanto riguarda la pianta della villa, la pianta quadrata dell'edificio ubbidisce ad uno schema simmetrico molto comune per gli edifici padronali rurali di età moderna in Romagna. Il volume non deve avere subito variazioni importanti nei secoli, se non nella disposizione degli interni. Il timpano sulla facciata orientale, con occhio a rilievo, rimanda alle mode di fine Ottocento e sottolinea l'importanza di questo lato che, rispetto agli altri, gode del panorama più ampio sulla vallata del Cesuola. Per quanto riguarda il parco, un grande muro di sostruzione in laterizi, tuttora ben conservato sullo stesso lato, contribuisce a sostenere un'ampia terrazza panoramica. Tutto intorno si sviluppa l'ampio parco con numerose piante monumentali che hanno resistito anche al passaggio del fronte. Si tratta soprattutto di cedri del Libano, cipressi e pini domestici. Il parco si sviluppa quasi integralmente in piano sulla sommità del colle, con imponente affaccio verso sud sulla vallata del Savio a 140 metri sopra il livello del mare. Anche qui l'affaccio è favorito da un'imponente opera di sostruzione in laterizi realizzata con archi ciechi. Al centro del parco trova uno spazio anche una cisterna visibile per la sua bella vera monolitica in calcare bianco ed una piccola palazzina da caccia su due piani. Per quanto riguarda il terreno, ad est c'è il podere della villa che si estende per una superficie di più di 3 ettari e mezzo. In passato il podere ospitava tre tipi di colture: olivi, vigna e un frutteto di peschi e albicocchi. Ad oggi viene mantenuto e curato l'uliveto, mentre il vigneto e il frutteto sono purtroppo da tempo abbandonati e quindi inselvatichiti e imboschiti. È tra il rassegnato e l'arrabbiato, Marisa? Rassegnato no, arrabbiato tanto. Perché Cristina merita giustizia intesa come verità, non solo lei, ma chi le voleva bene, la mia famiglia, tutti coloro che le vogliono bene.
c'è il ponte di Twin Peaks. Caverna abbandonata, un passaggio segreto. Tra l'altro questo ha la faccia di una strega, di madre natura, ma sembra consumata, sembra quasi la morte. Mi accingo a entrare con la mia torcia arancione. Vediamo un po' dove ci porterà questo passaggio segreto. Molto inquietante. Molto inquietante. È veramente inquietantissimo. Sembra chiusa in realtà. Sembra che l'abbiano chiuso. L'hanno... Ah, accidenti. Ah. Ok, ok. Sto entrando. Oh mio Dio, sto entrando. Ehi. C'è qualcuno? Mi sono scavato la fossa da solo, probabilmente. Sì. Però vedete, cioè, è fatto proprio bene qua. È ben pensato. Oh mio Dio, cosa c'è? Dei lumini. Ci sono dei lumini. No. Oddio, lì. Quindi qua l'hanno scavato, cioè l'hanno chiuso. Ma qua è ancora tutto aperto. Oh Signore, aiuto. Oh Signore, dove sto andando? È buissimo. Non vedo niente. Aiuta. Quella è la mia unica via d'uscita. Qua è buio pesto. Non sto vedendo niente. Oddio. Aiuto. Ci sono delle impronte comunque, quindi non sono passato solo io qua. Sono dei graffi. L'hanno palesemente chiuso. Guardate. Oh mio Dio. Chi
chissà dove portava. Chissà dove portava. Voglio scavarlo tutto. Voglio veramente scavarlo. Chissà dove portava. Vorrei davvero saperlo. Vorrei un sacco sapere cosa c'è alla fine di quel passaggio segreto, di quella grotta segreta. Comunque qua in realtà è pieno sempre di sentieri. Qua c'è un altro sentiero. No, un'altra grotta, un altro passaggio segreto. No, non ci posso credere. Assurdo, ce n'è un'altra. Ma sembra, dal di qua sembra che sia chiusa anche questa. Sì, l'hanno scavata. Assurdo. Ma chissà, ma perché l'han chiusa? Chissà dove portavano. Incredibile. Vediamo se riesco a infilarmi. Oddio. Sì, è chiuso. Cioè, è chiuso nel senso che l'hanno sotterrato, ma se si va a scavare si arriva. E chissà dove. Oh mio Dio, ma... Cioè, questa zona è piena di misteri, cioè è tutta una zona abbandonata, piena di case abbandonate ed è piena di passaggi segreti sotterranei, di grotte segrete. Oh mio Dio, oh mio Dio, veramente questa è una delle scoperte più leggendarie che io abbia mai fatto nella mia vita, ma sul serio, assurdo. Convento è la tomba di Cristina e lui è il maggior imputato di averla fatta fuori.